Introduzione al canto terzo del paradiso. In realtà abbiamo pochissimo tempo, abbiamo appena appena 5 minuti. Potremmo lo stesso iniziare così, a dire qualcosa su questo canto, mentre ascoltiamo il concerto per pianoforte e orchestra numero 5 di Ludwig van Beethoven, detto Imperatore. Allora, sembra una, come dire, una musica adatta questa di questo, vedete questo pianoforte che sta suonando. Siamo nel primo cielo, il cielo della luna, gli spiriti mancanti ai voti. Quindi diciamo occupa tutto questo, i primi canti, insomma, della divina, come del paradiso, dal secondo al quinto più o meno. È il terzo canto in una miniatura. Abbiamo preso da una miniatura questa immagine, no? Che ben rappresenta e simboleggia il primo canto. La posizione quindi è quella del cielo della luna, la più lontana insomma da Dio, insomma, il primo cielo che si incontra. Il tempo è il pomeriggio di mercoledì 13 aprile del 1300. I beati sono gli spiriti inadempienti e i voti che appaiono come immagini riflesse nel vetro. Le intelligenze motrici sono gli angeli. Praticamente ogni cielo ha un'intelligenza motrice, ci sono angeli, arcangeli, troni, dominazioni, potestà, eccetera, eccetera, no? Quindi il primo cielo sono gli angeli. Qui Dante incontra Piccarda Donati e Costanza d'Altavilla. Ecco, nei primi 36 versi, che leggeremo senz'altro la volta prossima, sono un po' l'introduzione. Dante alza il capo verso Beatrice per dichiarare di aver compreso la verità sulle macchie lunari. Il secondo canto del Paradiso, che noi non abbiamo fatto, è servito soprattutto a questo, a svelare i dubbi di Dante sulle macchie lunari. Ma un'improvvisa visione lo distrae, gli appaiono i volti di varie anime, ma così tenui da sembrare immagini riflesse in un vetro trasparente o in acque nitide. Credendo di vedere delle immagini riflesse, Dante si volta. Ma non scorge nulla. Stupito guarda Beatrice, che sorridendo gli spiega che si tratta veramente di spiriti beati e non di specchi, riflessi di spiriti beati. Sono quelli che gli appaiono nel cielo della luna, è il pianeta dell'incostanza. Ecco perché sono così deboli, fragili, quasi sembrano più delle immagini riflesse che non vere, reali. Perché non hanno mantenuto fede ai voti fatti. Però non è stata colpa loro, sono stati costretti. Cioè loro erano in monastero, ad esempio. Erano monache, vedremo, e sono state portate via perché i loro parenti hanno deciso di farle sposare a qualcuno per motivi diplomatici, politici o cose del genere. Non è stata colpa loro, loro sono morte, soprattutto donne, quelle che incontreremo, in grazia di Dio e pertanto sono nel paradiso, un po' lontane, no? E allora poi nei versi seguenti noi le incontreremo e chiederemo anche questa cosa. Dante chiederà loro questa cosa. Non è che per caso vi sentite un po' troppo lontane da Dio? Allora Piccarda sorriderà e dirà a Dante: guarda, non hai capito niente. Nel senso che noi comunque siamo perfettamente beati, come tutte le anime del paradiso. Che adesso compariamo a te in questo cielo, ma la nostra sede è lì, nell'Empireo, accanto a Dio. Ma di queste cose parleremo